poi questo Carpe Diem, che ha attraversato i secoli con la sua potenza, con la sua allegria, il suo invito alla gioia, cosa significa veramente? Se andiamo a guardare proprio nel testo, scopriamo delle cose molto belle. Per esempio, cappe, che non era per niente un verbo filosofico, quindi questa invettiva filosofica che Orazio rivolge a un'amica, proprio per spronarla a vivere nel presente, a non lasciarsi fregare dalle aspettative, dalle lusinghe, dalle proiezioni verso il futuro, dalla volontà anche di controllo che noi conosciamo benissimo e che evidentemente già ai tempi andava per la maggiore. Orazio le dice carpe diem con il verbo dei contadini per raccogliere la frutta. Quindi raccogli il giorno, godi il frutto che può darti questa giornata. Implicito c'è un senso proprio che il giorno presente è questo, non è quello di ieri, non è quello del domani. Secondo anche dei precetti filosofici molto importanti della filosofia greca, che però lui ce li porge proprio con semplicità totale, come dire che chiunque lo può fare, così come chiunque può raccogliere un frutto dall'albero. E quindi questa giornata che abbiamo staccato dall'albero la portiamo con noi, e per finire Orazio chiude con una frase strepitosa perché dice: quam minimum credula postero, cioè non farti fregare dal futuro, credula, proprio credulona, non essere credulona nel futuro, o comunque, quam minimum, perché da persona molto umana, gentile, dice vabbè, zero zero, non è possibile. Almeno tu cerca di fare sì che sia quam minimum, meno che puoi.